due minuti a mezzanotte. Siamo saliti su sul terrazzo, aspettando fuochi, la Sara ovviamente dorme. Auguri! Eccoli! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 2 di gennaio, quindi buon anno a tutte, buon anno nuovo. Sono le 10 della mattina più o meno, la Sara è fuori con Andrea che stanno facendo le bolle, Andrea è in ferie questa settimana e infatti oggi pomeriggio avevamo pensato di andare a fare un giro se il tempo regge, perché è un po' brutto, è tutta la settimana che è brutto e, però insomma se regge volevo andare verso Lucca e nel pomeriggio, altrimenti se proprio peggiora che mette pioggia volevamo andare verso Livorno ad un centro commerciale che non ci siamo mai stati. Ho visto che hanno aperto Pepco e mi sembra anche Chiavi, però Chiavi non è proprio dove c'è Pepco ma è da un'altra parte, non lo so, adesso vediamo un po' quello che fare e vi porto con noi. Ragazzi, allora si sono fatte le 6:30, alla fine non siamo andati né a Livorno né a Lucca, un po' perché era brutto tempo, un po' perché Sara si è svegliata troppo tardi, quindi non ce l'abbiamo fatta, quindi andremo domani. Fai piano! E niente, quindi siamo rimasti in zona, siamo andati da Globo e poi, che l'hanno aperto qui da poco, quindi abbiamo fatto un giro da Globo e poi da Esselunga che c'erano offerta i Pampers, noi abbiamo preso i Pampers Baby Dry mutandino, 106 pannolini, taglia 6, l'abbiamo pagato 29,90 euro. Poi mi sono presa mezzo pollo allo spiedo, pagato 3,65 euro perché stasera Andrea e la Sara mangiano l'hamburger e a me non mi vanno. Anzi, adesso glielo faccio alla Sara perché manca già 20 alle 7 e lei verso le 7 mangia. E poi abbiamo preso la calza della Befana e l'ha nascosta perché sennò lei la vuole aprire subito. Buongiorno, saluta Sara. Ciao. È il mattino dopo e noi stiamo andando al centro commerciale a Livorno perché il tempo è brutto, ha piovuto fino a 2 minuti fa. Allora prendiamo questa di Minnie? Sì, io ho detto.
appena tornati al centro commerciale vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, sono andata soprattutto per Pepco e Chiavi, o Chiavi, non so come si dice, perché qui da noi non c'è, non c'ero mai stata. E sinceramente pensavo meglio Pepco. Non era grandissimo il negozio e soprattutto non c'era grande scelta per quanto riguarda le cose della Sara. Eccola. Per la sua taglia c'era proprio poca roba, eccola. Che c'è? C'era soprattutto cose però per bimbi un pochino più grandi. Comunque qualcosa ho preso. Allora partiamo da Chiavi o Chiavi. Ho preso per me. Vabbè, Andre si è preso delle mutande e io mi sono preso un pigiama perché ne avevo di bisogno. Questo l'ho pagato 14 euro. Ho preso una M, speriamo che non sia troppo grande, però vabbè, io pigiami tendo a prendere una taglia in più perché ci voglio stare bella comoda. E ho scelto questo qua. Allora, questa è la maglia. Ho fatto così, che ho scritto Need Coffee and Cat Hugs. È carina perché è una tazza con la faccina di un gattino. E il pantalone comodo così con l'elastico. E riprende il disegno appunto della maglia con la tassina. E poi ci sono anche dei cuoricini. Poi da Pepco abbiamo preso allora questo qui per la Sarina con Minnie e Topolino. Abbiamo pagato mi sembra 6 euro ed è da mettere. Sì, mi sembra 6 euro ed è da mettere in bagno così quando si deve lavare i dentini o le manine. Monta sopra qui e ci arriva meglio per lavarsi. Poi questa l'ha scelta lei perché adesso gli piace Minnie. In realtà è un po' grandina perché 3-4 anni, 4,50 euro, però più piccola non c'era e gliel'ho presa lo stesso, tanto se non gli va ora se la metterà il prossimo anno. Così manichina lunghe, cotone leggero con Minnie. Amore, poi sempre a Pepco c'era andata principalmente perché cercavo cosine per l'asilo nido e sapevo che appunto i prezzi erano buoni e cercavo leggings e magliettine, ma appunto non è che ho trovato chissà cosa. Ho trovato questi qua, sono carini, un po' diversi dal solito perché hanno questo tessuto qua tipo a costine, carino, hanno i bottoncini così sul davanti, la taschina e la caviglia è fatta così. E questi li ho pagati 4,50 euro, taglia 24-36 mesi, 98 cm. Io con le taglie spero di averci azzeccato, perché appunto non so come può vestire Pepco, però vabbè. Poi gli ho preso una tutina bellina. Allora, la maglietta è fatta così, sembra un leoncino, rosa e arancione. Questa l'ho pagata 3 euro, taglia 2-3 anni, 98 cm. Bellina, e insieme c'era abbinato il suo pantalone. Davanti è così semplicissimo, normale rosa, mentre dietro sul culetto riprende appunto il disegno della maglietta con il leoncino e poi ci sono le orecchiette. E questo l'ho pagato 4,50 euro, sempre taglia 2-3 anni. Spero che gli vanno, mi sembra un po' grandi, però ripeto, meglio grandi che piccoli. Poi, sempre per la Sara, gli ho preso la passatina che avete visto prima, appunto gliel'ho messa subito appena comprata perché ha tutti questi capelli che gli vanno avanti e li devo portare a far tagliare. E quindi già che eravamo lì, gli ho preso la passatina, almeno gliela ha tirati tutti indietro e quindi adesso ce l'ha sempre addosso. Poi gli ho preso gli elastici che non ne aveva, almeno ce n'ha solo uno, e quindi ho preso questi, sono carini perché ci sono tutte le faccettine degli animali, sono tutti colorati e poi hanno tutte queste faccettine qua, molto belline. Poi mi sembra che questo abbiamo preso a Pepcom, ha visto questo, l'ha voluto ovviamente, è il Pop It però di Winnie the Pooh, bellino. Per la sera mi pare basta. Il Pop It mi sembra 4 euro. Questi 1,30 euro, la passata 1 euro. Poi Andrea si è preso delle ciabatte così per lavoro quando si fa la doccia. Poi mi sono presa dei calzini
Le ho pagati 4 euro. No, sì, 4 euro e ce ne sono 3, carini. Sulle tonalità così del marrone, beigiolino, questa fantasia qua. Bellini. Mi sembrava fossero 3, invece sono 4. Sì. Pensavo fossero 3 calzini, invece sono 4 e l'ho pagati 4 euro. Buono. Delle pile, non me ne ero neanche accorta che l'avessi presa Andre. E poi per finire con Pecco ho preso cose per Ulti che mi servivano perché non le avevo più. Pennellino da cucina, 1 euro, così. Poi la Marisa, le capentole dello stesso colore. Molto molto bellini, anche questo 1 euro, 1 euro, 1 euro. E poi mi serviva il tagliere, questa volta invece del legno, l'ho preso di plastica. E questo l'ho pagato 2 euro. Sì, 2 euro. Carino, ho preso tutto lo stesso colore. Poi, ultime cose, poi vi lascio. Sono andata per me da H&M ed è Piazza Italia, però Piazza Italia non ho la bustina. Allora, da Piazza Italia ho preso un pullover semplicissimo nero a girocollo perché non ce l'avevo. Proprio una cosa basic. Così. Il collettino appunto così, girocollo. Semplicissimo, ho preso una taglia M, almeno sta un pochino più morbido, e l'ho pagata 10 euro. Qui c'era già un piccolo sconto. Quanto veniva? Veniva 13, 12,99, e l'ho pagato 10. E poi ultima cosa, da H&M ho trovato un jeans, finalmente, però devo fargli l'orlo perché è leggermente lungo, e lo cercavo così, proprio così, cioè a vita alta. E il modello sono i white leg, lo faccio vedere. Colore così classico, un blu scuro. Lo cercavo più chiaro, però chiaro non l'ho trovato. E niente, tasche così dietro, semplicissimi. E vedete, ora magari così si capisce poco. Comunque rimane bello largo, comodissimo. E l'ho pagato 29,99 euro. Basta, questi sono stati tutti i nostri acquisti. Vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo presto. Ciao!